Barone Vassallo, siamo al 28 settembre 2024 e allora oggi devo assolutamente fare un video antipatico, un video che farà cambiare canale a moltissime persone, ma lo devo dire perché è nella mia persona essere sempre leale, sincero, onesto e guardare la realtà, guardare la verità, guardare quello che è la vita reale. E allora, sono ormai anni che sappiamo che la sacra benedizione non è stata una benedizione sacra. Sappiamo che ci sono state persone che hanno avuto eventi avversi. Non lo neghiamo, non lo negherò mai, eventi avversi. Sappiamo che alcune persone ci hanno anche rimesso la pelle. E questo è innegabile. Però io voglio dirvi una cosa. Ogni giorno su Facebook, su Instagram, su TikTok, su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, leggiamo delle morti improvvise. Queste morti improvvise, voi le avete controllate? Avete controllato che quelle notizie di morti improvvise sono vere? Perché adesso vi dico una cosa. Molti Novax sono più stupidi dei coviglioni. Sì, questa purtroppo è la verità. Molti Novax sono più stupidi dei coviglioni perché credono a tutto. Allora, basta, lo dovevo fare questo video. Allora, vai a vedere 10 morti improvvise. Vieni a scoprire che 7 sono persone che non esistono. Ragazzi, non prendiamoci per il culo. Quando una persona, specialmente sotto i 70 anni, vive oggi, ha un profilo Facebook, ha un profilo TikTok, ha un profilo Instagram, ha comunque sia una traccia di sé nel mondo. Su 7 morti di malore improvviso non c'è traccia nel web. Andate a cercarli, io ve lo dico sempre, andate a cercarli. 7 così, 3 due degli ultimi 3, veniamo a sapere che 2 erano malati, chi di sclerosi multipla, chi di tumore, chi di lupus, chi di quello che volete voi, metteteci quello che vi pare, stava in dialisi, non aveva i reni, quello che volete voi. Questi altri 2 erano malati così, il terzo è morto di malore improvviso. Di 10 personaggi che si paventano, che poi tra l'altro addirittura siamo arrivati proprio all'imbecillità più totale, muore un uomo di 78-80 anni, è morto a causa della sacra benedizione. Cioè ormai abbiamo toccato dei punti di imbecillità di alcuni Novax peggiori dei coviglioni, e io non ce la faccio più, basta. Non è possibile che apro Facebook, apro TikTok, apro Instagram, vedo un uomo di 80 anni malato da 20 di tumore, morto, e tutti dicono è morto per la benedizione sacra. Dovete svegliarvi, vi stanno prendendo per il culo. Considerate che
ci sono persone che per far apparire cretini, cretini i Novax, mettono in giro delle fandonie assurde che poi si rivelano per quello che sono, e loro si fanno tante di quelle risate che non ve ne fate un'idea. Un'ultima cosa voglio dirvi. Allora, vorrei che molte persone capissero che per valutare un evento bisogna valutarlo sulla propria pelle. Quindi, ogni volta che sentirete malore improvviso, morto quell'altro, morto il bambino che giocava a tennis, morto, voi dovete guardare intorno a voi. Dovete guardare intorno a voi. Quanti benedetti avete attorno? 10, 12, 15, 40, 50. Quanti benedetti sono andati all'altro mondo? 0, 1, 2. In base a quello dovete capire se la realtà dei fatti è quella che si racconta sul web o no. Punto. Purtroppo, ragazzi, dobbiamo sempre guardare in faccia la realtà, non le cazzate che si dicono sia da un lato che dall'altro. La verità è sempre la verità. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.